il fatto che siano stanchi e con Correa sfruttare gli spazi. Quindi Caicedo, Correa, poi a centrocampo al posto di Leiva, che quasi sicuramente non ce la farà, Cataldi o Parolo, e poi contrariamente a quello che abbiamo detto prima con Luca Clementi, in realtà io avevo sentito che Marusic è in lizza per giocare sulla destra al posto di Lazzari. Quindi il ballottaggio sulla destra, Lazzari e Marusic, con Marusic in vantaggio, proprio perché su quel lato mi pare che ci sia Gosens, sì, che correrà come un treno, come al solito. Esatto, quindi magari primo tempo Marusic e secondo tempo Lazzari. Quindi riassumendo i vari ballottaggi: Marusic, Lazzari, Cataldi, sì, Parolo e Caicedo, Correa. Quindi perdonami, per te Marco gioca sicuramente Patrick e non Bastos al posto di Luis Felipe, che probabilmente non dovrebbe farcela. Ma io possiamo... sono, guarda, io sono sicuro al 100% che gioca, gioca Patrick, anche perché è un pupillo di Inzaghi, possiamo dire. Sì. Vabbè, dai, teniamoci su questi tre ballottaggi. Alex, che dici? Allora, ragazzi, secondo me partirà su Correa, punto su Correa. Per quanto riguarda Correa Caicedo, inizierei con Correa e vedrei come va la partita. Subito pronto offensivo con il, come ho detto, secondo me l'Atalanta farà la partita e la Lazio, con la velocità del Tugo, di Luis Alberto e di Immobile, quel terzetto là davanti potrebbe fare la differenza. Non mi dispiace Caicedo assolutamente, però secondo me Caicedo è più uno che può fare la differenza a partita in corso, e quindi lo darei come arma a seconda di come sta andando la partita. Per quanto riguarda il centrocampo, dico tutta la vita Danilo Cataldi. Danilo Cataldi in vantaggio su Parolo, anche se voglio un bene dell'anima a Parolo per tutta la storia, per tutte le partite che ha disputato, sempre veramente ha dato tutto per la maglia. Però in questo momento, con un centrocampo bergamasco formato da Freuler, da gente come De Ron, io metterei più Cataldi che Parolo, che secondo me può essere utile per uno spezzone di partita. Per quanto riguarda in difesa, devo dire che Patrick fino adesso si è comportato sempre molto bene, le partite che ha fatto le ha disputate tutte alla grande. Bastos, io punto molto su Bastos, però Bastos, ragazzi, è capace che fa 89 minuti perfetti e con un minuto rovina tutto ciò che di buono ha fatto. Perciò in questo momento dico Patrick, Cataldi e Correa. Sono d'accordo, io mi trovo d'accordo assolutamente, soprattutto con Cataldi in cabina di regia a questo punto, piuttosto che Parolo. Voi siete d'accordo? Ma ragazzi, vi faccio io una domanda, sì. Ma Leiva è ufficiale, proprio non ce la fa proprio Leiva? 99,9, sì. Se proprio vogliamo essere ottimisti. No, ma anche perché non avrebbe senso, dai, Leiva rischiarlo. È fondamentale. È vero. Cioè, sì, Grasso, sì, certo, cola, Grasso che cola, secondo me giocherà 5-6 partite delle 12 che mancano. Addirittura, guarda, che addirittura c'era la possibilità che venisse fermato per una settimana, perché il ginocchio si è gonfiato, e comunque dopo 2 mesi dall'operazione non è normale che il ginocchio ti si gonfi, no? Comunque, ragazzi, solamente noi abbiamo giocatori infortunati che si sono fermati prima del Covid. Abbiamo Lulic che si è fermato prima del Covid, è vero, e ancora non si sa quando torna e come sta. Abbiamo Leiva che ha sfruttato, tra virgolette, il Covid per operarsi e per essere pronto nelle ultime 12 partite. E sta peggio di prima. Abbiamo recuperato solo Acerbi, che non... Abbiamo Marusic che non si sa se... che c'ha, che non c'ha, che cosa c'ha Marusic? Perché... Sempre i soliti problemi, cos'è? Roba alla di schiena, schiena, sì. Così, è sempre lo stesso, non cambia. Per quanto riguarda la fascia destra, invece, secondo me, potrebbe anche iniziare Marusic, che con... è più uno che contiene, come abbiamo visto contro l'Inter, se non sbaglio, che abbiamo iniziato con Marusic a destra e Gioni a sinistra, e poi è entrato Lazzari e abbiamo fatto lo sprint finale, se non ricordo male, ragazzi. Lazzari è entrato al secondo tempo a Lazio-Inter. Comunque, sì, dal punto di vista, io ve lo chiedo un po' a tutti, pure persino a te. Persino a me, perché persino? No, vabbè. Allora, mi denigri? Per il prossimo anno, no, perché non sei della Lazio. Che significa, però, scusa? Allora, per il prossimo anno... Luis Alberto e Milinkovic, punti fermi, arriverà anche Scalante. Ma voi il prossimo anno, Leiva con la Champions, le 38 partite, eccetera, secondo voi serve un vice Leiva, ma più che altro un titolare invece al posto di Leiva, o comunque uno che si alterni, che sia quasi titolare? Oppure secondo voi si può puntare un altro anno sull'integrità di Leiva? Io sinceramente lì andrei a prendere un vero e proprio titolare. Ma guarda, Marco Fabio, ti dico già che se tu ti trovi a quelle latitudini, per forza
hai bisogno di ricambi all'altezza, perché altrimenti ti si sgretola in mano la stagione, perché ci sono state stagioni non solo della Lazio ma anche di altre squadre che partivano sempre fortissimo con gli 11 titolari e poi nel momento in cui per caso si infortunava, una munizione di troppo, qualcuno dei tuoi titolari inamovibili, vai a perderti in un bicchiere d'acqua sostanzialmente, perché in realtà una squadra che punta a vincere le cose importanti ha bisogno di ricambi, almeno quindi, due giocatori per ruolo, se puoi vincere, quindi ti dico importante. Assolutamente sì. E poi in particolare Leiva ha anche una certa età, è sì, fortissimo ma ha una certa età, quindi ha bisogno di ricambio. Vi aggiungo una piccola domandina, poi facciamo il giro: chi prendereste al posto di Leiva? Zoboslai. Beh, sì, anch'io metterei Zoboslai in rosa, però mi affiderei più a Cataldi. Leiva cercherei di mantenerlo integro per le partite che contano in Europa e mi affiderei al definitivo sbocciare di Danilo Cataldi, che io amo da anni. Questa è una bella domanda. Sicuramente andrei a pescare all'estero, come è solito fare il buon Tare, cercare di fare un acquisto consono alle possibilità della società. A me piace molto Tonali, però che Tonali costa caro e secondo me ha già un preaccordo con l'Inter, ho sentito parlare. Quanto riguarda Leiva, secondo me può essere un buon incasso il prossimo anno, può essere utile per la Champions, per qualche partita, per magari la partita tranquilla in campionato che giochi all'Olimpico dopo che magari ha giocato il turno, la partita in Champions. Facciamo gli scongiuri, ragazzi, mi auguro che la Lazio possa raggiungere almeno il quarto posto, però ripuntare la stagione prossima su Lucas Leiva secondo me è un errore. In questo momento non è un errore. Voglio capire fino a quanto Simone Inzaghi crede in Cataldi, perché ragazzi, se questo ragazzo è arrivata l'ora, sì. Adesso va per 26 anni o no, sì. Perché adesso è il momento, ragazzi, ora o mai più. Questo ragazzo è romano, è laziale, dà tutto per la maglia e deve dimostrare di meritare la maglia che indossa e di giocare. Io dirò forse una blasfemia, ma secondo me Murgia era il ragazzo ideale come Vige Leiva, per me, proprio per caratteristiche fisiche, quantità, corse, forse più simile a Parolo, però alla lunga un classe 96 e poi aveva anche il destino per farlo, no? Porca miseria, perché porca miseria quella partita di agosto è rimasta là, lui e Lukaku, due grandi mancanze, però se la vogliamo buttare sul destino, anche Danilo Cataldi ha un bel credito col destino, perché quest'anno ha deciso una bella partita, che punizione, non diciamocelo, certo. Quindi non mi sorprenderei, Alex, se mi senti, non mi sorprenderei che Cataldi dimostrasse veramente proprio in questa stagione in cui ha dato tanto a questa Lazio di essere ancora quel giocatore che tutti aspettano e che tutti desideravano all'epoca. Quindi ragazzi, per giocare in Champions voi puntereste su Cataldi Leiva? In cabina di regia non andreste a prendere qualcosa di più ciccioso? No, io andrei sul mercato in questo momento, ti dico, andrei sul mercato. Poi se Cataldi mi fa 12 partite da 7 in pagella e trascina la Lazio al tricolore, ti dico Cataldi. Però in questo momento ti dico intervengo sul mercato, prendo un titolare pronto con Leiva e anche Cataldi, e ce n'ho tre, capito? Ragazzi, ci sta, se vuoi fare il salto di qualità, la Champions non è l'Europa League. Se si va in Champions non possiamo andare a fare la figura delle ballerine, dobbiamo cercare di fare almeno un girone dignitoso sperando in un'urna favorevole e cercare quantomeno di passare il turno. Se poi andiamo in Europa e fare le figure che ha fatto la Roma anni fa, è meglio andare in Europa League. Ci sta. È un ragionamento che possiamo sposare. Io stavo vedendo un attimo il profilo di Dani Ceballos. Non so se ricordi, Alex, che la Lazio l'ha seguito per un po' di tempo. E è un giocatore che ovviamente mi piacerebbe tantissimo. Un giocatore tecnico, particolarmente tecnico. Molto 50 tecnico. Milioni all'Arsenal poi l'anno scorso si è trasferito. Ma in prestito. In prestito con diritto di riscatto. Fissato intorno a mezzo. A me ci sarebbero tre profili che mi piacerebbero come regista, diciamo, ok? Perché Zoboslai lo vedrei più come Milinkovic, ma anche come trequartista. Sì, lo può fare, ha tanta qualità. Mi piace tantissimo.
Però ci sono tre, allora, Sandro Tonali, che diceva appunto Alex, che poi l'Inter lo pagherà con una formula molto arzigogolata. Non è detto che lo pagherà, eh? Esatto, appunto, gli darà un tot di soldi subito, poi praticamente bonus, il prossimo anno col diritto di riscatto altri soldi e poi addirittura una percentuale sulla futura rivendita. Quindi delle formule piuttosto fantasiose che magari anche la Lazio potrebbe adottare. Se funzionano... Poi, quindi Tonali, Ceballos, e poi mi piace molto Torreira. Torreira dell'Arsenal? Sì, tanta roba. Sì. Però lui gioca titolare all'Arsenal, eh? Già. Difficile strapparlo. Però perché fino a qualche tempo fa non giocava titolare, adesso col nuovo tecnico Arteta. Sì, anche l'Arteta. È tornato in auge. Allora Alex, guarda, ti chiediamo non un pronostico perché però dato che ci risentiremo, non è detto neanche lunedì prossimo perché è il 29 giugno, quindi è San Pietro e Paolo. Ti chiediamo, Nero, nelle prossime due partite con Atalanta e Fiorentina, firmi per 4 punti o ne vuoi 6? Risposta scontata. Con il rischio di prenderne 3. Risposta scontata. Anticipo non io firmo, la risposta. Non firma, Alex non firma mai. A questo punto questo punto non si firma per nulla, ragazzi. Fino alla morte non si firma, adesso se bisogna giocartela, ragazzi. Da là ti faccio l'ultima. Chiaro, se arriva un pareggio buono, per carità, però se vinciamo si firma, va bene. Se vinciamo con l'Atalanta è Champions praticamente matematica. Eh beh, a quel punto sì quello sì. Ok, meno male, almeno su una cosa siamo un primo obiettivo. Già adesso al 90% possiamo dire dai, no sì, che ci siamo. Ok, grande Alex, ti lasciamo alla cena, bene, alle partite, e noi comunque ci sentiamo durante la settimana. Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao Alex. A presto. Un abbraccio a voi, vi auguro una splendida e serena anche serata. Anche a te, caro. Ciao Alex. Un abbraccione. Ciao ragazzi. E vai, abbiamo ripreso la tradizione perché prima delle partite lo dovevamo per forza tagliare. Bisognava tagliare il signor Cicchetti. Assolutamente, andiamo in pausa perché dobbiamo chiamare la perla di oggi. Perla rara. Ah no, quella era una rosa rara. Andiamo in pausa. Veste truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90.